tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. È una bimba fanese, la prima nata in provincia di Pesaro e Urbino. Si chiama Serena ed è venuta al mondo all'1:12 del 1 gennaio a Santa Croce. Sono stati identificati dalla polizia locale gli autori di atti vandalici nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Sono 6 i ragazzi, tutti minorenni. E adesso tocca alla Befana chiudere il Natale più dei fanesi. La Vecchina porterà in dono ai bambini 1200 calze piene di dolci. Il Brindisi di mezzanotte, quasi 5.000 persone hanno festeggiato il Capodanno in piazza 20 Settembre a Fano. E a Pesaro si rinnova il tradizionale tuffo in mare di Capodanno, una settantina ai temerari che si sono buttati nelle acque gelide dell'Adriatico. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV, benvenuti a questa prima edizione del 2020 del nostro telegiornale e come tradizione anche noi apriamo questo TG con il servizio che riguarda i primi nati dell'anno, anzi in questo caso dobbiamo parlare della prima nata perché si tratta di una bambina, si chiama Serena e siamo andati ad incontrare i genitori questa mattina all'ospedale Santa Croce. Si chiama Serena, la prima nata del 2020 in provincia di Pesaro e Urbino. La bimba, nata con un parto cesareo all'1:12 del 1 gennaio al Santa Croce di Fano, pesa 3,610 grammi ed è figlia di due giovani genitori, Amanda Leo e Antonio Esposito, residenti a Lucrezia di Cartoceto. È una sensazione indescrivibile. Si parte con l'idea di fare un percorso, se ne finisce per fare tutt'altro, però nonostante le difficoltà che si possono attraversare, alla fine vedere tuo figlio o tua figlia in questo caso è l'emozione più grande, ti fa passare qualsiasi, come dire, dubbio, qualsiasi difficoltà che hai passato in secondo piano. Lei doveva nascere il 19 dicembre, ma alla fine ha voluto festeggiare con noi l'inizio dell'anno nuovo. Ho detto no, festeggio con mamma e papà l'arrivo del 2020. Ci ha fatto attendere, però ne è valsa la pena. Invece per il papà avere una figlia femmina è una grande emozione. Guarda, allora, ma a prescindere penso figlia femmina, per i padri un po' più scatta la gelosia, già appena nata, però a prescindere sia maschio sia femmina, devo essere sincero, è una emozione, sensazioni, ma anche scoperta di te stessa. Cioè io quando l'ho vista mi sono bloccato, la mia attenzione, cioè, tutta focalizzata su di lei, gli altri attorno mi parlavano, mi sembravano voci di sottofondo. Le lacrime, beh, mi sono scese, cioè, c'è poco da fare. È una sensazione che a spiegarla è inutile, la puoi solo vivere. Cioè, è così. Ad aprire in bellezza l'anno al reparto di ginecologia dell'ospedale anche una seconda bimba, Ludovica, nata alle 15:20 del primo dell'anno, figlio di Matteo Principale e Giuseppina Fiorino di Fano, che festeggiano in famiglia la loro terza figlia. A Pesaro invece non è nato il primo bimbo del 2020, mentre l'ultimo nato al San Salvatore è Brando, 3,816 grammi, venuto alla luce alle 17:42 del 31 dicembre 2019. Anche a Urbino non ci sono nati nel primo giorno del 2020. Il trend nazionale risulta positivo nonostante un calo di nascite avvenute nel 2019. Abbiamo avuto un calo di nascite, ma che rispecchia il calo di nascite nazionale fondamentalmente. Siamo arrivati a 590 parti, l'anno scorso erano 670. Abbiamo dei dati però positivi perché il tasso dei cesari totali si è ridotto dal 32 al 30%, sono piccoli passi ma sono quelli che
ci chiedono la Regione e il Ministero della Sanità, e abbiamo fatto un buon passo anche nel taglio cesareo dei primi parti, che sono arrivati al 24%. Ad omaggiare i genitori dei primi nati dell'anno sono stati consegnati dei doni da parte di ASET del sindaco di Fano. Siamo venuti a fare gli auguri di buon anno alla prima arrivata, che è sempre una gioia, una nascita, è sempre un bel auspicio. Poi questa è una bella struttura. Ma siamo venuti anche insieme ad ASET a portare i primi 10 pacchi dono che diamo a tutti i primi nati nel nostro ospedale. Questa è una bella iniziativa, perché poi si accompagna in tutto l'arco dell'anno con una premialità, così un buono sconto del 10% su tutti i prodotti per il bambino, per tutto l'anno, per tutti i nati delle nostre farmacie comunali. Davvero sono una gioia e non ci si abitua, credo, anche se la prossima notizia arriva dall'ospedale San Giovanni Battista di Foligno, dove una donna di Ascoli Piceno ha dato alla luce il suo 10° figlio. E per i medici che hanno seguito la mamma, la signora, si è trattato di un intervento operatorio quasi da Guinness dei primati a livello mondiale. La paziente, ha raccontato il ginecologo ai giornalisti, era alla sua 10ª gravidanzza, dopo aver già partorito 9 figli, e al suo 5º taglio cesareo, ad altissimo rischio per una grave patologia della placenta. Ma alla fine tutto è andato bene e Miriam, la bimba nata, gode di ottima salute. Identificati i 6 responsabili, e siamo alla cronaca, dell'incendio di alcuni bidoni e cassonetti nel quartiere Casottini, anzi più che cassonetti, casottini di legno nel quartiere Sant'Orso di Fano. Sono 6 ragazzi, tutti minorenni. A seguito del gesto vandalico accaduto il pomeriggio del 30 dicembre nel quartiere di Sant'Orso, durante il quale sono stati dati alle fiamme i bidoncini d'acciaio e un casottino degli attrezzi già precedentemente distrutti, erano immediatamente partite le indagini della polizia locale di Fano la sera stessa, con un sopralluogo per prendere atto dell'entità dei danni e delle possibili dinamiche. Il giorno successivo invece per raccogliere testimonianze sull'accaduto direttamente sul luogo. Questo tempestivo lavoro ha permesso di identificare 6 ragazzi minorenni che, sentiti alla presenza dei genitori, hanno permesso di ricostruire l'accaduto. I danni, seppur di lieve entità, sono ancora in corso di accertamenti dalla polizia per individuare tutti gli autori e quantificare esattamente i danni provocati, al fine di valutare e definire i provvedimenti da adottare in merito. La polizia locale si è subito mossa già dalla sera del 30, nel pomeriggio, quando questi atti vandalici sono avvenuti, raccogliendo un po' le testimonianze e facendo un po' di foto del luogo e cercando di capire anche la natura dei danni. Questo è avvenuto praticamente nel giorno successivo, il 31, quando la polizia locale è tornata sul posto, ha raccolto qualche testimonianza, e da queste testimonianze sono uscite comunque la missione spontanea da parte dei responsabili, tutti minorenni, di questo gesto. Sono stati individuati quindi i 6 ragazzi che si sono uniti a fare questa bravata, che ricordiamo un gesto che va stigmatizzato. Sono stati sentiti insieme ai loro genitori e nei prossimi giorni verranno convocati da noi in comando, proprio per capire quali sono i provvedimenti più adatti per questo tipo di infrazione. Sarebbe molto bello se riuscissimo anche a pensare a un progetto insieme ai ragazzi, insieme alle famiglie, per ricostruire quello che hanno rovinato, proprio per dare un segno a loro stessi e alla comunità nella quale vivono, che è il quartiere di Sant'Orso. Quindi sarebbe bello pensare di poter ricostruire questo casottino degli attrezzi del comune, che è stato distrutto in più momenti. Quindi vedremo se questo sarà possibile, ci sarà la disponibilità anche da parte loro. Poi voglio aggiungere che nelle prossime settimane saranno installate altre 16 nuove telecamere, sia OCR che ambientali,
sanitari che permetteranno quindi di monitorare in modo più puntuale sia diciamo, in termini di situazione, di quello che avviene appunto alla situazione ambientale, ma anche la presenza di di macchine che siano comunque in regola. Si terranno domani mattina alle 10.30 nella chiesa del villaggio Sae Borgo 1 ad Arquata del Tronto, paese di origine della famiglia Amatizzi, i funerali di Valerio, il 26enne ascolano caduto in un dirupo per diverse decine di metri poco dopo la mezzanotte di Capodanno, cercando di spegnere alcuni focolai innescati dai fuochi d'artificio accesi con gli amici con cui stava trascorrendo la festa sul pianoro a Colle San Marco. Per la giornata di domani il sindaco di Arquata, Aleandro Petrucci, ha proclamato il lutto cittadino anche in memoria di un'altra persona, il cui anniversario cade proprio oggi, Nello Gattoni, un ex vigile urbano in pensione dal 2011, ma anche lui impegnatissimo, come lo fu Valerio, nei soccorsi durante l'emergenza terremoto del 2016. Cambiamo di nuovo pagina e parliamo adesso degli eventi, uno degli ultimi eventi in programma a Fano, quello dedicato alla Befana. Questa mattina in conferenza stampa sono stati svelati alcuni dettagli di questa manifestazione che richiama ogni anno centinaia di bambini provenienti da ogni parte. Dall'inaugurazione del 1° dicembre in poi, il Natale Più è stato un'escalation di emozioni, con tanti appuntamenti in grado di fare respirare ai fanesi e turisti la magia tipica di questo periodo dell'anno. Ogni appuntamento ha saputo richiamare nella città di Fano tante persone. Per l'ultimo atto del Natale Più, l'amministrazione comunale e la Proloco di Fano hanno in serbo un ricco programma in occasione dell'Epifania, a partire da due giornate dedicate. Domenica 5 e lunedì 6, domenica 5 dedicato al carnevale, lunedì mattina 6 la Befana si sposta all'aeroporto, pomeriggio è veramente piazza 20 settembre si riempirà con tutto una serie di laboratori, spettacoli, che culminerà alle 18 proprio con l'arrivo della vecchietta, con l'arrivo della Befana, che come succede nella città di Fano porterà 1200 calze per tutti i bambini, quindi sarà un momento bellissimo dedicato a loro. Ad anticipare l'arrivo della Befana in piazza ci saranno altre attrattive a partire da domenica 5 gennaio con gli spettacoli promossi dall'ente carnevalesca. Un'incursione che prevede il nostro concittadino Andrea Lodovichetti recitare una lirica che ha scritto dedicata al Boulon. Poi passerà il testimone al pittore Giuliano Del Sorbo che dipingerà in estemporanea una grande tela di 8 metri per 2 dove rappresenterà le maschere italiane e al centro il Voulon. Questo perché? Perché il Voulon è ormai annoverato tra le maschere italiane, quindi vogliamo che questa immagine, questo essere Voulon un po' tutto fanese travalichi la nostra città e arrivi in Italia. Come avviene ormai da diversi anni, la Befana arriverà anche in paracadute dall'aeroporto di Fano. I bambini devono arrivare verso le 9.30, 10, ovviamente accompagnati dai genitori, e offriremo a loro una cioccolata calda. E ci sarà un piccolo intrattenimento dentro la hall dell'aeroporto, dopodiché usciranno, c'è il piazzale, nel piazzale si metteranno lì, e a turno gli faremo vedere tutti gli aeromodellisti. Dopodiché ci sarà un volo di un nostro socio che farà due capriole sopra, così, con i fumogeni. Dopodiché al nostro ordine si alzeranno i paracadutisti e si butteranno giù due Befane che arriveranno e atterreranno, perché sono bravissimi, atterreranno proprio davanti ai bambini. Dopodiché noi ci abbiamo i sacchi, daremo i sacchi e loro daranno in dono le caramelle che offriamo noi e le calze che gentilmente sono state offerte dalla Proloco. Dentro i sacchi ci saranno delle sorprese, perché ci saranno tre premi. Un premio offerto dall'Aeroclub, che è un volo per una famiglia, cioè un bambino più mamma e papà. Un altro dalla Iglo Aviation, e anche loro offrono un volo. In più ci sarà un buono da 50 euro
per mangiare una famiglia al Barone Rosso. Disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona a causa del rinvenimento del corpo di una persona deceduta tra le stazioni di Castel Bolognese e Faenza. Il cadavere è stato ritrovato in prossimità dei binari intorno alle 13.55. Il traffico dei convogli è stato inizialmente rallentato per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria con ritardi fino a 30 minuti e poi alle 14.20 è stato sospeso del tutto. Alle 15 la circolazione è stata riattivata a senso alternato su un solo binario con ritardi intorno ai 60 minuti. Adesso parliamo dei festeggiamenti dell'ultimo dell'anno in piazza 20 settembre, come abbiamo detto tantissima gente, quasi 5.000 persone che hanno deciso quindi di festeggiare l'arrivo del nuovo anno nel cuore della città di Fano. L'applauso per Aiduci! Sono passati circa 15 anni da quando il brano è stato in testa alle classifiche per mesi, ma tutti, anche i più giovani, lo hanno cantato almeno una volta e ricordano il ritornello. Drago Stai di Tei, la canzone più famosa di Aiduci, ha dato il benvenuto in piazza 20 settembre a Fano al 2020. 5, 4, 3, 2, 1, La grande festa di Capodanno si è chiusa con una grande partecipazione dei fanesi e non solo, che hanno deciso di rimanere in città per la notte di San Silvestro. L'evento è proseguito con l'animazione musicale del DJ set che ha animato la piazza. Il programma del Capodanno fanese è proseguito anche con il grande spettacolo al Teatro della Fortuna e la possibilità di pattinare sul ghiaccio in piazza Veduti. La festa, organizzata dal Comune Proloco di Fano in collaborazione con Radio Studio Più, ha impreziosito infine i presenti con uno spettacolo pirotecnico organizzato da Ultra Sound Eventi. E dal 2 gennaio e per tutto il 2020 una rosa rossa sulla tomba di Raffaello al Pantheon accompagnerà le celebrazioni per i 500 anni dalla sua morte, avvenuta a Roma il 6 aprile 1520 ad appena 37 anni. Le spoglie del celebre artista, detto l'Urbinate, sono conservate al Pantheon a Roma per sua stessa volontà. Nel 1520 il corpo venne sepolto nel monumento romano e sistemato nell'edicola della Madonna del Sasso, opera commissionata dallo stesso Raffaello ed eseguita da Lorenzo Lotti, detto Lorenzetto. E adesso invece andiamo a Pesaro, dove di fronte a circa 2.000 persone, una sessantina di temerari si sono buttati nelle acque quasi gelide dell'Adriatico per festeggiare il nuovo anno. Anche quest'anno Capodanno si è aperto con il tradizionale bagno in mare. A Pesaro circa 60 hanno assaporato il gusto del mare baciati dal sole dando il benvenuto al nuovo anno. Così alle 12 di ieri si è aperto il Capodanno pesarese, un'iniziativa per chi ama la tradizione ormai diventata famosa non solo nella città di Rossini ma in tutte le Marche. Dunque battuti tutti i record del primo giorno dell'anno nella spiaggia di Ponente tra Bagnitino e la rotonda Bruscoli. Presenti oltre ai temerari tuffatori più di 2.000 curiosi, tra cui il presidente della regione Luca Ceriscioli, che hanno applaudito i coraggiosi nel momento del tuffo nell'Adriatico. Nonostante i 9 gradi di temperatura, a partecipare all'iniziativa ci sono state diverse new entry che hanno aderito alla manifestazione. Buona la presenza anche femminile, quest'anno il meno giovane è risultato il 72enne Mario Drera, mentre all'appello dei temerari non è mancato Alessandro Bischi, che aderisce all'iniziativa dal 1995. Il
Il telegiornale finisce qui, tra poco una nuova puntata di Guarda chi c'è e poi uno speciale sul bilancio di fine anno della CNA di Pesaro e Urbino. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani mattina alle 7 con la rassegna stampa. Arrivederci.